e quest'oggi in rappresentanza di una di queste situazioni, realtà molto critiche per la RSU della Buitoni di San Sepolcro, ci parlerà, ci saluterà, ci porterà il proprio contributo Giusy Angheloni. Grazie. Buonasera a tutti, grazie per l'opportunità che ci avete dato. Ha fatto una lista lunga delle aziende che sono in crisi, quindi per noi è un'opportunità essere qui oggi per poter dire quello che realmente è successo nello stabilimento di San Sepolcro. Sicuramente avete letto i giornali, avete visto interviste. Il 24 settembre l'azienda New Latte S.p.A. ha dichiarato 234 esuberi sul gruppo su 888 dipendenti, quindi capite bene il 26% dei lavoratori. Solo a San Sepolcro ne ha dichiarati 32. La cosa un po' strana, perché dichiara che i costi del lavoro sono eccessivi. Vorrei mettervi a corrente che questa azienda a inizio anno ci ha disdettato tutti gli accordi interni. Ciò vuol dire andare a toccare il salario dei lavoratori, quindi in parte il costo dei lavoratori è andato a calare. A luglio abbiamo firmato, sempre con la stessa azienda che oggi dichiara questi esuberi, un accordo di secondo livello dove mette sul tavolo dei soldi, quindi comunque il premio produzione. A luglio ci siamo incontrati, a settembre ci invia una comunicazione di 32 esuberi, come capite un po' particolare come situazione. In più lo fa unilateralmente, non convoca il sindacato, presenta questa normativa sui licenziamenti e poi ci chiede a noi di iniziare a trattare su questo argomento. Ovviamente la posizione del sindacato è netta, si discute sì se c'è la necessità, ma prima bisogna togliere dal tavolo la procedura dei licenziamenti. Non si può parlare di mobilità, non si può parlare di cassa integrazione quando ancora sul tavolo abbiamo una procedura di 32 licenziamenti. Questo è quello che stiamo cercando di far capire alla proprietà. L'altra questione che ancora non si capisce bene, questa azienda è a San Sepolcro da 3 anni, ha presentato un piano industriale al momento dell'acquisto e non ha mai attuato niente di tutto quello che c'era nel piano industriale. Tuttora siamo fermi lì, non siamo riusciti ad avere delle informazioni nuove. Questa azienda continua a dire che sono stati fatti degli investimenti. Gli investimenti non sono stati fatti sulle linee, ma sulla costruzione di un magazzino interno. E come capite bene, un magazzino non può dire che poi ci sono 32 esuberi. Non è così. O si fa degli investimenti dettagliati e precisi sulle linee e si modernizzano, oppure per noi diventa inconcepibile questi 32 licenziamenti. C'è una vertenza nazionale in corso, perché ovviamente ha preso tutto il gruppo, non solo il sito di San Sepolcro. Siamo stati a Roma il 4 ottobre con l'azienda, la quale si rifiuta di ritirare i 32 licenziamenti per quanto riguarda noi e i 224 del gruppo. Andiamo avanti chiedendo un piano industriale, non ci presenta neanche quello, quindi iniziamo ad avere delle grosse difficoltà non indifferenti. I rapporti sindacali con questa azienda non esistono, questo ce lo conferma che noi l'11 ottobre abbiamo proclamato 8 ore di sciopero e l'azienda per tutta risposta ci ha chiuso, ci ha fatto una serrata di 2 giorni, senza dare al lavoratore il diritto di scioperare o no. Ha chiuso, quindi un lavoratore non può essere libero neanche di decidere se andare al lavoro il giorno dopo o lo stesso giorno, perché comunque sapete bene, lo sciopero è un diritto ed è un diritto di ogni singolo lavoratore e deve essere lui a decidere se farlo o meno, non l'azienda. Quindi capite, la situazione è difficile. Siamo in attesa, i segretari nazionali hanno convocato il tavolo al Ministero. Stiamo attendendo risposte.
l'azienda continua a fare orecchie da mercante. Questa è la situazione, è difficile particolare, perché vi ripeto, non si può dire che ci sono 32 esuberi a settembre quando a luglio abbiamo firmato un accordo di secondo livello. Grazie.